E soprattutto Valerio, Valerio, Volevo dire dimmi di intanto Valerio. una cosa a Valerio, lo dico di fronte a tutti i giornalisti, a tutta la gente che è qua, Maradona ti sta aspettando a Bologna. Dai, Quindi, bravo. Lo aspetto, quindi sai che ti aspettiamo molto volentieri se vuoi di venire un po' con noi. Che dire? Valerio, ti posso fare un consiglio? Se non confermi adesso che sei contento e vai a lavorare di Valerio, sei un coglione. Vincitore da un programma come questo, quindi i talenti vanno tenuti a freno perché comunque è uno che ha voglia di crescere e che ha qualcosa nelle mani e nello spirito. Voglio dargli l'opportunità e la possibilità, come l'ho avuta io quando aveva la sua età, di poter lavorare con dei grandi chef, Pisani, Corelli, Bocuse, tutti quelli che ci stanno intorno. E quindi avere la possibilità di poterlo prendere sotto e farlo crescere in questo mestiere, credo che sia per lui una fortuna. Poi dipende da lui se vuole venire, perché adesso davanti a voi sì, è tutto bello, tutto super, però insomma. Diciamo una maniera seria, non mi aspettavo che un giudice, poi soprattutto Bruno, mi prendesse a lavorare perché cioè, io sono partito proprio dal niente, quindi cioè, vedermi un'offerta così cioè, è dura perché mi devo organizzare bene, però cioè, è un treno che ti capita una volta, cioè, non posso negarmi questa opportunità, quindi è chiaro che accetto. Cioè, sarei proprio stupido a non accettarla. Cioè, meglio, cioè, i sacrifici sono stati, devono essere fatti, perché alla fine fare un lavoro e poi non fare sacrifici non è un lavoro. Cioè, quindi non potrei non accettare. Oggi per